il primo benvenuto è a tutto il pubblico, ma al nostro ospite di questa mattina, che è il maestro Mario Capicchioni, che è qui in seconda fila, che al quale facciamo... che ci ha onorato della sua presenza, è arrivato questa mattina da Rimini, è il figlio di Marino Capicchioni, poi ne saprete molto di più durante la nostra conferenza e avrete la possibilità di visitare la mostra che da questa mattina è aperta nella sala 7 del Museo del Violino. Solo due parole, queste mostre temporanee durano tutte circa un mese e questa è la prima e avremo sei mostre fino a giugno, ma il nostro progetto è quello di andare avanti e uno dei compiti principali di un museo come il nostro è quello di valorizzare i beni che abbiamo, ma non solo, anche quello di collaborare il più possibile con tutti coloro che in questi anni hanno lavorato per l'approfondimento culturale legato a questo grande mestiere della liuteria. Quindi dare uno sguardo alla liuteria del Novecento è particolarmente importante. Vicina, ma poi non così tanto, ormai siamo già nell'altro secolo, della mostra non vi parlerò io, ma io devo ringraziare in primo luogo la Scuola di Liuteria di Cremona, l'Istituto Stradivari, qui c'è Mirella Mondini e poi ci sono parte delle persone che stanno collaborando a questo progetto. Questo è un progetto studiato in collaborazione con la Scuola di Liuteria e promosso e ideato dal nostro conservatore e voluto dal comitato scientifico del Museo del Violino che ha cominciato ad operare, che quindi in questo caso ringrazio anche per le idee e per la collaborazione che ha già cominciato a darci e che ci darà anche un futuro. La mattina è abbastanza densa e apriamo con un'audizione con un violino Capicchioni. Darei però prima un secondo la parola al maestro Cacciatori che vi dirà qualcosa di più, non senza ringraziare il maestro De Lorenzi che appunto sarà colui che stamattina farà la nostra prima audizione col violino Capicchioni e vi invito quindi a seguire anche i prossimi appuntamenti. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, io mi scuso, non ho voce, quindi siete fortunati perché parlerò pochissimo. Io aggiungo solo questo, il ruolo e la funzione del museo, è già stato detto, è un ruolo di conservazione, è un luogo di valorizzazione, ma io credo che con questa iniziativa il museo svolge anche un'altra importante funzione, che è quella di mettere a disposizione aiutare in questo caso degli studiosi non solo le opere che sono conservate attraverso una fruizione, ma di mettere a disposizione di tutti le schede tecniche degli strumenti ed è il lavoro che stiamo facendo insieme alla scuola di liuteria. I rilievi che la scuola di liuteria sta facendo e che farà nei prossimi mesi saranno naturalmente messi a disposizione di tutti, appassionati, liutari e ricercatori. Quindi da questo punto di vista il museo ha anche questo importante ruolo. Ma io rispetto al Novecento aggiungo un'ulteriore considerazione, se vogliamo, un po' al di fuori, però in fondo si lega anche all'attività del museo. Io penso che parlare di liuteria italiana del Novecento significa parlare di tante identità territoriali nell'ambito della produzione di strumenti ad arco del nostro paese. Tante identità legate al territorio e quando parlo di tante identità parlo anche di Made in Italy. Cioè se vogliamo il grande patrimonio delle liuterie italiane del Novecento ha significato anche una presenza degli strumenti costruiti nel nostro paese in tutto il mondo. E oggi che si parla sempre di più e sempre più spesso di Made in Italy, no? Pensando al rilancio nel nostro paese, io penso che queste mostre possano avere anche una prospettiva futura in quest'ottica. Quindi conservazione, storia, divulgazione, catalogazione, ma anche penso uno sguardo aperto
verso il futuro, pensando naturalmente alla realtà della nostra città. Io ringrazio anch'io la scuola, ringrazio l'ingegner Renzi, il maestro Voltini che stanno collaborando per la realizzazione delle schede tecniche degli strumenti per questo importante lavoro di catalogazione. Mi fermo naturalmente dandovi appuntamento alle prossime iniziative e ricordando, come già è stato detto dal direttore, la volontà di proseguire dopo la pausa estiva il percorso che iniziamo oggi. A questo punto mi fermo e chiedo al maestro De Lorenzi di avvicinarsi, lascio a lui. Chiedo a lui di presentare. Chiedo a lui di presentare con due parole lo strumento, prima di farcelo ascoltare. Allora, io sono possessore di questo strumento dal 1996. È un marino capicchione, ovviamente, del 1943. È un violino che da allora mi ha sempre accompagnato ed è il violino che ho sempre preferito suonare e dal quale sono pressoché sicuro non mi separerò fino alla fine dei miei giorni. Conto di arrivare al 2043 a livello di esistenza personale per poter celebrare i 100 anni di questo violino, ecco, di festeggiarli, che adesso ne ha, diciamo, solo 71. È uno strumento che lascio poi voi ascoltare, io lo prediligo perché riassume, pur con la sua relativa giovinezza, e riesce a far coesistere due caratteristiche negli strumenti che è difficile trovare. La farò in breve, lo dico da violinista, cioè la sensibilità allo sfioramento, coniugata però anche con la resistenza alla pressione nei casi in cui serve. In molti violini è difficile trovare queste due qualità, la coesistenza di queste due qualità, ma si trova spesso magari una qualità da una parte, ma una deficienza, insomma, dall'altra, una povertà nella qualità opposta.